Buongiorno, nuova avventura, probabilmente sarà una delle più dure che ci attende. Il percorso che faremo ci condurrà sulla Montea. Andiamo a scoprire se veramente merita l'aggettivo di regina delle montagne calabresi. Sono le 7 di mattina. Paesaggi già veramente magnifici. Andiamo. C'è anche l'acqua in questo rifugio, ragazzi. Adesso vediamo dentro com'è. Questo è l'interno del rifugio. C'è un bel po' di legno con il caminetto. C'è un bel tavolo. Diciamo che volendo si può anche provare a dormire qui con una tenda. Non so se è proprio il massimo, però in alternativa a dormire fuori si può dormire tranquillamente lì. Come detto, lì c'è anche la fontana per l'acqua. Ricordo che la strada per arrivare qui, volendo, è percorribile se avete un mezzo a quattro ruote motrici. In alternativa dovete parcheggiare dove ho lasciato la macchina io e farvi questo bel pezzo a piedi, altrimenti rischiate di scassare la macchina. Adesso proseguiamo, dovremmo arrivare fra 40 minuti a Fontana di Cornia, da dove inizia il vero e proprio sentiero che ci porterà sulla Montea. Aprite e richiudete come sempre. Noi continuiamo per il nostro bellissimo sentiero. E qui c'è la prima biforcazione dove poter scegliere se andare verso destra o andare verso sinistra. Qui c'è un bellissimo albero. Mi raccomando, quando arrivate a questo albero, prendete la biforcazione per andare a sinistra. Siamo arrivati al secondo rifugio, rifugio Le Vasche dalla Montea. Dritto si continua per la vetta, mentre qui c'è un rifugio dove anche qui si può piantare una tenda e magari fare un bivacco in compagnia delle mucche. Andiamo a vedere se dentro si può entrare. Anche qui abbiamo un caminetto. Invece qui legna non ne ha, vabbè, ma non è un problema procurarsela fuori. Veramente bello questo, bellissimo, pulito. E vabbè, sarebbe stato. Pensate, ci sono anche i bagni, ragazzi. Ci sono anche i bagni, chissà se c'è anche l'acqua. Ho aperto quel rubinetto, ma acqua non ce n'è. Qui ci sono i contatti per poter prenotare questo rifugio, ragazzi. Quindi, se casomai vorreste venire, signor Raimondo Giuseppe o Domenico, detto Gianni. Lì su, 1825 metri. Ci aspetta lì la regina. È da qui che inizierà il nostro percorso ad anello. Noi inizialmente prenderemo verso destra e via, saliremo su. Mi raccomando, se siete curiosi di vedere come va a finire questa escursione, se raggiungeremo la vetta della regina, la Montea, lascia un like, perché oggi ne vedremo delle belle. Fontana di Cornia. Il percorso inizia a essere ripido. Fortunatamente la giornata è freschissima. C'è un bellissimo venticello che aiuta.
Ragazzi, non so se si riesce a vedere, guardate, guardate, uno scoiattolo nero, guardate, uno scoiattolo dal petto bianco e il dorso nero che sta salendo. Guardate la coda, guardate che bella, wow, stupendo, magnifico ragazzi, è la seconda volta che sul pollino riesco a vedere questa razza di scoiattoli. Ecco, l'avete visto? Bellissimo! Che incontro! Ormai il sentiero si è chiuso, bisogna sempre inventarsi qualche deviazione per poterlo poi riprendere più avanti. Funghi, questo è tutto il percorso che ho fatto, praticamente tutto un fuorisentiero dall'inizio alla fine. Wow, credo di essere arrivato sulla cresta, si cammina molto meglio, ho tagliato praticamente tutto il bosco, dovremmo solo seguire la cresta e sbucamo fuori in cima. Siamo arrivati di nuovo in cresta, adesso stanno le nuvole, ma due minuti fa c'era un bellissimo paesaggio. Dobbiamo continuare da qui e a circa 2 chilometri siamo in vetta. Guardate che spettacolo con le nuvole che avanzano. Lì invece in fondo abbiamo il lago di Esaro, molto molto bello. Inizia la parte più difficile, bisogna quasi arrampicarsi. Iniziamo a darci una mossa perché il tempo non promette tanto bene. A 300 metri arriverà la prima vetta della Montea, la vetta sud, quella da 1725 metri. Dopodiché vedremo se continuare per la seconda vetta, perché il tempo si sta mettendo veramente male e non lo so. A volta fra le nuvole la vetta, la prima vetta della Montea. Per il momento andiamo a mettere il sassolino sulla prima vetta, dopodiché vediamo come la situazione decideremo. Vabbè, la vetta, la prima vetta, quella trigonometrica, è stata raggiunta. Sarebbe dovuto vedere tanta roba, invece niente, assolutamente nuvole. Non so neanche se vale la pena farsi 500 metri con alcuni passaggi un po' esposti per raggiungere l'altra. Arrivare fin qua e poi non arrivare a tutte e due le vette è veramente una grande delusione. Per 5 minuti fa ero lassù, la regina è veramente tosta da conquistare. E là, riesco a vederla. Ce l'ho fatta, è una vetta che ho desiderato veramente tanto da quando ho iniziato a fare trekking. La Montea, la regina, è sempre stata il mio desiderio. Che emozione ancora, wow, veramente la regina delle montagne ragazzi. Sentiero di ritorno, percorso veramente tosto ragazzi, un po' tanto esposto, ma è l'unico
sentiero che si può percorrere per arrivare in vetta. Sì, il sentiero è questo qui, quella piccola, minuscola fascia per poi arrampicarsi su quel crostone roccioso e continuare sulla cresta. Direi che siamo in un bosco alquanto spettrale. Qui c'è un bollo bianco rosso, uno dei pochissimi che troveremo, lato scolorito. Questo è il sentiero, ragazzi, non c'è niente, come vi ripeto ancora una volta, dovete procurarvi una mappa e una bussola oltre al cellulare, perché qua perdersi significa veramente rischiare grosso, ed è molto molto facile perdersi. È enorme, è un albero veramente veramente enorme, gigantesco. Maestoso. E rieccoci alla fontana di Cornia. Noi prima siamo saliti andando verso destra e invece siamo scesi venendo verso sinistra. Da qui in poi sarà una semplice passeggiata, e devo alzare comunque il passo perché ricomincia a piovere. Rieccoci al rifugio, ragazzi. Dai, manca poco, e questa fantastica escursione giungerà al termine. Guardate sull'albero lo scoiattolo. Wow! Guardate fin dove è arrivato. Questa escursione finisce qui. La regina, la Montea, si è rivelata veramente quella che molti dicono essere, molto molto impegnativa. Tra l'altro affrontarla in solitaria con la pioggia è qualcosa di veramente tosto. Io vi saluto, spero che l'escursione e il video vi sia piaciuto. In caso lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo la prossima volta. Mi raccomando, lasciate un like. Ciao amici.